ogni prima domenica del mese. È questo l'appuntamento fisso che legherà la città di Veroli ai comuni del circondario, e non solo, grazie a Veroli Doc, degustazioni, ospitalità e cultura. L'evento, organizzato dal comune, porta nel centro della città ernica prodotti tipici e a chilometri zero, percorsi enogastronomici, visite guidate, laboratori didattici e giochi per i più piccoli e molto altro ancora. Questo evento innanzitutto è la prima di una lunga serie, perché verrà ripetuto ogni prima domenica del mese, quindi 12 appuntamenti, e è sicuramente frutto di una grande collaborazione con la nostra Prologo, con il presidente Gianluca Scaccia, con Ciociaria Turismo e quindi Luciano Rea e con CIA, Col Diretti, CNA, Confagricoltura. L'appuntamento di questa domenica ha riguardato i sapori d'autunno con tanti prodotti e soprattutto la presenza di moltissimi artigiani. Il tutto grazie alla sinergia con l'Associazione Artigiani nel Borgo, che si pone l'obiettivo di toccare le piazze dei centri più belli della Ciociaria. La maggior parte di queste persone sono donne, donne che magari facevano per hobby qualche lavoro, però non avevano nessuna possibilità poi di lavorare. Quindi abbiamo cercato di portarle fuori di casa e portarle a lavorare, così anche loro hanno questa possibilità lavorativa. Con la collaborazione di Ciociaria Turismo, e quindi ringraziamo il signor Luciano Rea per questa possibilità che ci ha dato di lavorare nelle più belle città della provincia. E le attività coinvolte sono tra le più disparate. Si parte dalla lavanda. Produco olio essenziale, idrolato di lavanda e lavorazione dei fiori essiccati in tutte le varie modalità possibile e immaginabile, spero che ce ne siano altre in futuro. Passando per chi decora e lavora il legno. Tutto fatto a mano, trovo i pezzi e secondo il pezzo realizzo in base a quello che trovo, insomma, tutto fatto a mano, esclusivamente tutto fatto a mano. Per me la pirografia è regalare un'emozione alle persone, insomma. Io faccio parte dell'Associazione Artigiani del Borgo, poi cerchiamo di portare l'artigianato in giro, insomma, per la Ciociaria.